Ciao a tutti ragazzi, sono Daniele Tavernini e vi do il ben ritrovati su FCS Podcast by Torgler. Come sempre vi ricordo che potete seguire le nostre puntate iscrivendovi su Apple Podcast e Spotify. Oggi abbiamo il piacere di avere i nostri microfoni Matteo Rover. Ciao Matteo, buongiorno. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Matteo, intanto la prima cosa che ti chiedo è come stai, come va? No, bene, diciamo che sto rientrando, sono la prima settimana che faccio totalmente con la squadra, quindi sono molto contento di questo dopo parecchio tempo fuori dal campo e diciamo ritrovare i ritmi della squadra è stato impegnativo, però ce la sto mettendo tutta per cercare di arrivare prima possibile ai loro livelli e dare una mano alla squadra. Ricordiamolo per chi non avesse seguito insomma la storia del tuo infortunio: tu sei uscito dal campo il 5 novembre, esatto, con un infortunio abbastanza importante. La diagnosi parla di una lesione muscolare di secondo grado del capolungo del bicipite femorale con coinvolgimento tendineo. Esatto, sì, sono uscito il 5 novembre a Parma. Eravamo, sì, sabato pomeriggio, giocavamo al 30° primo tempo, mi sono fatto male. E diciamo l'infortunio è stato un infortunio abbastanza tosto e stavo rientrando. Nel momento del rientro ho avuto un altro infortunio, comunque sempre nella stessa zona, e diciamo sommando i due infortuni sono stato fuori dal campo. Adesso sono 4 mesi, quindi anche passati, quindi sì, è stato abbastanza fuori dal campo, sì. Cosa passa nella testa di un giocatore del tuo livello quando il tuo corpo sente che ti sei fatto male, sente che hai fatto un infortunio, magari anche importante? Sì, era la prima volta che mi facevo male da quando giocavo a calcio. Un infortunio comunque, cioè proprio la prima volta che mi facevo male. Un infortunio così anche grave non mi era proprio mai successo, quindi al momento del primo infortunio, quando poi stai rientrando, comunque quando poi vedi la luce per rientrare, scalpiti. Esatto, e c'è un altro infortunio che comunque ti costringe a stare fuori dal campo per altri 2 mesi. Sì, inizia ad essere pesante. Poi comunque sono uno che non è mai stato fuori dal campo per così tanto tempo. Ha saltato massimo 1 o 2 partite, quindi di fila. Quindi la situazione di star fuori dal campo per 4 mesi è pesante. Non vedevo l'ora di rientrare in campo, anche se comunque poi questi tipi di infortunio qua ci vuole il loro tempo per rientrare. No, giustamente non bisogna affrettare e bruciare le tappe, immagino. No, esatto, quello infatti è la cosa più importante. Infatti ho fatto step by step, quindi adesso mi sento bene, mi sento pronto per dare contributo alla squadra dopo 4 mesi che fremevo per rientrare. Se vuoi raccontarci un pochino il dietro le quinte di come viene, dal momento dell'infortunio a quando poi tu recuperi, cosa avviene fuori dal campo, la riabilitazione, cosa succede al giocatore? Allora, nel mio caso, appena mi sono fatto male, ho fatto dei controlli di rito che si fanno praticamente ogni volta che succede un infortunio. Dopo, una volta che si stabilizza diciamo l'entità dell'infortunio, si inizia con un primo percorso riabilitativo in palestra. Con i fisioterapisti si lavora solo diciamo in palestra per diciamo ricucire un po' diciamo il primo step dell'infortunio, e poi dopo, in base all'entità dell'infortunio, si passa a lavorare in campo, ovviamente gradualmente, magari partendo piano e poi spingendo, arrivando diciamo ai volumi o comunque alla situazione della partita, situazione degli allenamenti con la squadra. Quindi si cerca di arrivare all'allenamento della squadra più meglio possibile e anche più in forma possibile, diciamo, per non magari una volta rientrati avere un'ulteriore ricaduta, comunque avere dei problemi, altri tipi di problemi, diciamo, essere sicuri di essere performati diciamo al 100%, sì, se non al 100% al 98%, diciamo. Sì, esatto, diciamo che l'obiettivo mio e anche quello dei fisioterapisti comunque in questo momento qui era, qualora si dovesse rientrare con la squadra, di essere comunque già a buon punto, di aver lavorato bene. E quindi sì, di rientrare è già a un livello abbastanza alto, perché comunque la squadra sta viaggiando, la squadra sta avendo un volume alto, sta avendo un rendimento alto, quindi una volta che si arriva dentro è anche importante mantenerlo questo volume, certo, qua. Ti chiedo, all'interno dello spogliatoio, anche fuori magari dello spogliatoio, ci sono state delle figure che ci sono state magari particolarmente vicine? Chi magari un compagno che aveva subito anche lui lo stesso infortunio, o fuori qualche amico o magari la compagna che ti ha dato diciamo un po' di morale? Vabbè, certo, sicuramente la mia famiglia, la mia ragazza in questi mesi qua mi hanno dato una grossa mano, mi hanno aiutato
soprattutto sì, fuori dal campo, nel senso cercando di tenermi il morale più alto possibile. Poi è ovvio che una volta che vengo qua anche in spogliatoio comunque ci confrontiamo con altri ragazzi che hanno avuto magari infortuni comunque gravi da star fermi comunque 3-4 mesi, non allo stesso, alla stessa zona mia, però comunque ci confrontiamo, si cerca di capire un po' le sensazioni che hanno avuto loro al momento del rientro, al momento dell'infortunio. Comunque un po' tutti i ragazzi, dai, principalmente se devo farti dei nomi, magari Masiello, Poluzzi, Tait, che sono quelli magari Casiraghi, che sono quelli un po' più magari di rapporto, anche perché ci conosciamo da, magari da più tempo, sono stati loro magari che mi hanno un po' di più supportato in questa, diciamo, in questo periodo che non era felice per me, diciamo, cioè non poteva essere a disposizione. Certo. E quindi sì, però un po' tutti in generale. Poi io sono uno che ci pensa molto, cioè mi dà, no, fastidio, però mi fa un po' sentire in colpa quando non posso dare la mano alla squadra, quindi è un'ulteriore pressione, un'ulteriore down magari mentale che mi faccio quando mi succedono queste cose qua. Quindi loro comunque sono stati di grosso aiuto. Io immagino che tu abbia, dopo, insomma, quando hai cominciato a rimettere piede in campo, l'obiettivo fosse lì fissato, quindi il tuo pensiero fosse focalizzato sul rientro in campo. Certo. C'è qualcosa che ti ha aiutato? Hai pensato, non lo so, con la meditazione, o hai avuto come dire, degli aiuti anche a livello mentale, degli stimoli che ti hanno portato a visualizzare quello che poi era l'obiettivo? Sì, diciamo che quando diciamo un mese, da un mese a questa parte, prima di, non so, delle partite o comunque degli allenamenti o la sera, magari quando c'è un po' di tempo libero così, mi riguardavo magari un po' le azioni o comunque le partite dell'anno scorso, che è stato un campionato importante, per magari caricarmi, per magari provare a vedere o comunque a pensare quello che mi può succedere in queste ultime partite qua, in questi ultimi mesi di questa stagione qua, quindi per cercare magari di un po' immaginarmi, diciamo, la partita, perché 4 mesi fuori dal campo, certo, ci sono tanti, quindi mi devo un po', e mi caricavo guardando le mie azioni, comunque guardando i gol della squadra dell'anno scorso, comunque l'annata dell'anno scorso, che è stata un'annata importante, un'annata molto, sì, vabbè, giustamente, vittoriosa. Esatto, infatti, quindi sia personalmente che come squadra, quindi mi riguardo queste situazioni qua. Ti chiedo, qual è la cosa che a stare fuori, oltre naturalmente a giocare, alle partite, ti è mancata di più magari nella tua quotidianità? Solo magari andare in ritiro con la squadra, magari quando siamo in trasferta, o magari fare il viaggio con loro, partire, scambiare magari qualche battuta, vedere magari anche solo, non so, il venerdì sera magari qualche partita assieme, o stare solo assieme a cena magari quando loro sono in ritiro, perché in questi ultimi mesi qua vedevo tipo il venerdì, io mi allenavo pomeriggio, loro prendevano e andavano, un po' questa cosa qua mi faceva stare male, nel senso che volevo esserci anch'io, certo, con loro, e quindi sì, questo, diciamo, un po', ma solo, diciamo, il vivere la partita, cioè vivere lo spogliatoio prima della partita, il vivere l'emozione dopo la partita, quando si vince, quindi quando si festeggia, se siamo in casa e lo facciamo qua in casa ci sono, perché dopo la partita, cioè, guardo sempre la partita, però in trasferta è un po' più difficile, quindi sì, questa qua è la cosa che mi è mancata un po' di più in questi ultimi mesi. Poi durante la settimana, durante gli allenamenti, vivo i ragazzi o comunque cerco di pormi con loro come se non fossi infortunato, cioè nel senso, certo, come se fossi un ragazzo che si può allenare con loro, però non... Diciamo che tu sei rimasto comunque sempre nell'orbita della squadra, certo, ti mancava semplicemente, appunto, no, come dicevi, esatto, tu, la partita, la trasferta, esatto, quelle parti lì. Esatto. In questi 4 mesi che, diciamo, hai avuto tempo per dedicarti, credo, anche ad altre attività, cosa hai fatto nel tempo libero, se, quando l'hai avuto, insomma, se hai dedicato magari più tempo a qualche tua passione, che, visto naturalmente il ricco calendario, gli allenamenti comunque che costellano la vostra giornata da calciatore, c'è stato qualcosa a cui hai dedicato più tempo? Beh, a parte che comunque quando uno è infortunato, tempo libero c'era magari solo, diciamo, pomeriggio, tardo pomeriggio, sera, perché ovviamente si cerca di recuperare più in fretta possibile, quindi si faceva doppio allenamento tutti i giorni quando era possibile, quindi diciamo che durante la giornata il tempo era poco. Poi alla sera magari o magari tardo pomeriggio mi dedicavo un po' magari a fare qualche passeggiata, a guardare magari altri sport, che mi piace molto guardare il basket, quindi sono uno sportivo a tutti gli effetti, perché sì, oltre al calcio seguo anche tanti altri sport,
e quando avevo la possibilità di tornare a casa mi dedicavo un po' alla famiglia, mi dedicavo un po' alla ragazza, a sistemare, diciamo, la casa. Quindi Sei uno di quei ragazzi che ama mettere ordine a casa? Sì, sono uno molto ordinato, mi piace avere tutto in ordine, e anche come spogliatoio mi piace tenere tutto, cioè nel mio tenere tutto in ordine. Poi spero lo faccia anche gli altri ragazzi, però alcuni magari non sono come me, quindi non posso farci niente. Però io nella mia casa, diciamo, nella mia quotidianità sono uno molto, diciamo che si programma tutta la giornata già dal mattino alla sera. Ovvio che se succedono degli imprevisti si cerca di modificare la routine, però magari al mattino quando mi sveglio so già che nella giornata odierna faccio questo. Cioè, poi tu hai il tuo programma, tendenzialmente, esatto. La mattina tu sai già quello che dovrei fare durante la giornata. Esatto. Poi sempre se c'è qualche imprevisto, ovviamente si cerca di modificare o si cerca di dare importanza all'imprevisto, dove sì, se fosse necessario dare l'importanza. Però comunque anche quando non ero della partita in trasferta, magari che tornavo a casa al sabato mattina per arrivare a casa a vedere la partita, dopo finita la partita dei miei compagni magari cercavo di organizzarmi per fare qualcosa a casa, per sistemare un po', per andare a vedere magari degli arredamenti in casa da mettere, così comunque mi piace un po'. È curiosa questa vita fuori dal campo, giustamente, sì. Tra le mura domestiche. Esatto. E all'interno delle mura domestiche, rimaniamo un attimino in tema, oltre a mettere in ordine, sei anche un ragazzo cui piace cucinare, ti dedichi ai fornelli, o sei uno che preferisce invece essere quello che assaggia? Sì, allora, non mi piace tanto cucinare, lo dico subito, perché però quando sono qui da solo mi tocca farlo, quindi lo devo fare. Sono uno che preferisce assaggiare, però sono anche uno molto che gli piace un po' di tutto, quindi non ho delle esigenze comunque, cioè non faccio tanto, diciamo, uno chef, mi piace guardare MasterChef, quindi non è che faccio tanto lo chef che giudica i piatti, così mi piace assaggiare. È ovvio che mi piace più assaggiare che cucinare, questo sì. Ma devi dirmi il tuo piatto preferito, se ce n'è uno particolarmente che ti sovviene alla mente, magari anche un ricordo di un piatto, non so, tendenzialmente di solito c'è sempre magari il piatto della nonna o il piatto... Le tagliatelle fatte in casa con ragù, magari queste, poi ovviamente la pizza, perché vabbè, è un po' il piatto, diciamo, è tipico dell'Italia. Comfort, diciamo. Food. Esatto, esatto. Però ogni tanto, magari anche quando si va giù, che io sono di Treviso, quindi Veneto, magari qualcosa, tipo adesso è appena passata la stagione magari del radicchio, quindi magari un qualcosa con radicchio ci può stare, magari sì, potrebbe essere anche il tuo cavallo di battaglia in cucina, quando magari inviti sì, un risotto a radicchio, sì, sono ogni tanto lo faccio e lo provo, dai. Ma non è vero che non sai cucinare. Vabbè, dai. Ma quando sono da solo mi tocca farlo, quindi capito? No, diciamo, mi piace un po', sì, sperimentare. Non ho questa magari fobia o necessità di pensare a nuovi piatti o comunque cucinare o espandermi sotto questo punto di vista qua, però magari dove posso, se ho l'ispirazione giusta, magari ogni tanto qualcosa salta fuori. Beh, giusto. Oltre a MasterChef c'è qualcos'altro che segui, qualche altro programma, serie TV, film, di cos'è che sei appassionato? Ma allora, serie TV poco niente, cioè nel senso non mi piace star tanto magari lì davanti alla TV per tanto tempo, magari, o comunque mettermi, non so, dalle 4-5 di pomeriggio fino alla sera alle 7-8 a guardare film, a guardare serie TV. Mi piace molto variare, magari tipo guardo una partita, non so, un po' di calcio, magari non la guardo neanche tutta, poi passo magari a vedere un po' di basket, mi piace molto il basket, quindi seguo molto un po' italiano, NBA, no, Euro, più italiano, perché italiano. NBA sì, faccio più fatica, probabilmente, okay. Giocando nell'orario italiano, certo. Di notte faccio più fatica, però il campionato italiano, Treviso, mi piace seguirlo, quando potevo anni fa andavo a vederlo anche, perché comunque è stato di un livello alto, adesso sono tornato, certo. In Serie A, però il livello che aveva raggiunto anni fa era importante, e questi, diciamo, un po' tutto lo sport in generale, mi piace guardo anche tennis, guardo Sinner quando giocava, quindi un po' mi piace guardare, rimanere sempre nell'ambito sportivo. Fuori dallo sport, magari ti ho detto MasterChef. Qualcosa di più rilassato magari, quindi. Sì, cioè, esatto. Ci sta, giustamente, esatto. Uno, giustamente tutta la giornata che hai preso, che, come dici tu, è tutto il tuo bel programma, la sera uno si lascia anche andare in tranquillità. Esatto.
E invece, se tu non avessi, diciamo così, avuto questa passione per il calcio, questa tua carriera, ci sarebbe stato qualche altro sport, come magari dicevi il basket, che ti affascinava o che avresti avuto modo di provare? Penso adesso che sì, se non avessi sfondato nel calcio, comunque non avrei raggiunto questi livelli qua, sì, avrei provato il basket, perché comunque è uno sport che mi appassiona, è uno sport che mi piace molto vederlo. Ovvio che poi è uno sport completamente diverso dal calcio, soprattutto fisico, è uno sport diverso, quindi non so se con le mie caratteristiche magari nel basket potevo sfondare, comunque mi poteva piacere, però almeno ci avrei provato, diciamo, quello sì. Sigillanti, schiume poliuretaniche, impermeabilizzanti, malte tecniche, rivestimenti e tanto altro. Torgler, il tuo produttore altoatesino di materiali tecnici ed innovativi da 158 anni. Ci è arrivata intanto una piccola, come dire, soffiata, secondo cui i tuoi fisioterapisti, che salutiamo Elia, Luca e Gabriele, ci hanno detto che tu sei stato uno dei più focalizzati sul recupero, e ci chiedono, e qua io riporto la loro domanda a te, se è stata la loro simpatia che ti ha permesso, insieme alla loro compagnia e alle loro naturalmente professionalità, di recuperare così in fretta. Vabbè, allora, sicuramente a stare dentro con loro, cioè, oltre a lavorare bene, perché comunque si lavora bene in palestra, si è seguiti proprio uno a uno, quindi comunque si lavora bene, forte, per rientrare in campo prima possibile, però appena c'è il momento, quei 10 minuti magari un po' liberi così, ne escono di tutti i colori, quindi è bello, perché nel brutto dell'infortunio loro riescono sempre a strapparti un sorriso, però adesso a stare tanto con loro riesco a farglielo strappare anche un sorriso, vedi? Capito? Perché sono diventato uno di loro, capito? Spero che non succeda, ma il prossimo che si infortuna passerà prima da te e poi da loro. Bravo, esatto. Gli fai da consulente prima. Esatto, quindi sì. Beh, io ti vedo bello scherzoso, e prima mi hai raccontato di essere anche uno molto preciso. Questo ha portato anche i tuoi compagni poi magari farti qualche scherzo negli spogliatoi? Sei stato vittima o magari addirittura tu l'artefice di qualche scherzo, se si può dire, negli spogliatoi? Vittima, vabbè, ogni tanto qualche scherzetto me lo fanno, quello sì, artefice di qualche scherzo, sì, spesso e volentieri, però non sono io proprio il fulcro, cioè c'è qualcuno che mi spinge a fare questo, allora io magari, dai. Nome e cognome. No. No, dai, no. Se vuoi sbilanciarti, raccontarcene magari uno, un paio, dai. Diciamo che la mia preda preferita, diciamo, è Casiraghi. A lui appena qualcuno mi accende qualcosa così, lo scherzo è dietro l'angolo. Dai, raccontacene uno. Quella che mi viene più in mente adesso, così, una volta gli è arrivato un pacco Amazon, gli era arrivato il telefono, no, della Apple, e io cosa ho fatto? Ho aperto il pacco, gli ho tolto il telefono, gli ho messo dentro qualcos'altro, no? E gli ho richiuso il pacco, ma era chiuso talmente bene. Tra l'altro questo anche con l'aiuto dei fisioterapisti, quindi, capito? Quindi, e gli ho messo dentro, adesso non mi ricordo cos'era, comunque di un peso più o meno simile al telefono, però è durato 3 minuti, perché poi appena mi ha guardato, che mi ha beccato subito, comunque sapeva che potessi essere stato io, e mi sono messo a ridere subito perché non ce la facevo. E allora... Siete una cricca di scherzosi, bravo. Ogni tanto ci vuole, no, anche quello, bravo. Poi dopo sempre, diciamo, nei limiti, o comunque... saper cogliere magari i momenti, quando si può scherzare e quando no. Quindi io quello... immagino che faccia tanto spogliatoio questo. Ah certo, quello sicuro, cioè, uno spogliatoio comunque è uno spogliatoio di bravissimi ragazzi, uno spogliatoio molto allegro, molto scherzoso, quindi non cioè, è difficile trovarsi male in uno spogliatoio così, quindi cioè, dal mio punto di vista io sto benissimo in uno spogliatoio così, mi diverto tanto, cioè, ogni anno che passa divento sempre più scherzoso anch'io. Quindi. Torniamo un attimo sul campo da gioco, giustamente. Certo. E adesso tu hai affrontato tutto questo percorso di riabilitazione, adesso diciamolo sei papabile per il rientro, certo, in campo. Adesso naturalmente sarà il vaglio dell'allenatore, immagino, certo, scegliere quando tu, però tu sei, diciamo, Matteo, sei pronto adesso, quindi da, certo, adesso in poi potenzialmente ti potremmo vedere giocare. Sì, esatto, io la settimana scorsa mi sono allenato parzialmente con la squadra, ho fatto uno spezzone di partita sabato con la Primavera. E che tra l'altro so che è andato molto bene. Sì, molto bene, perché vabbè, oltre ad aver ritrovato il campo ho ritrovato anche il gol, e quindi decisivo. Sono molto contento di questo, ma
Diciamo, sono contento perché questa qui è la prima settimana che mi alleno proprio qua, completamente con la squadra, quindi ho saltato magari solo nei primi allenamenti 10 minuti alla fine, ma giusto perché per non rientrare subito a pieno con loro, però sono molto contento veramente di essere tornato dopo tanti mesi e di essere tornato a disposizione, perché ho voglia soprattutto di dare una mano alla squadra, di arrivare all'obiettivo prima possibile e comunque cercare di arrivare all'obiettivo, comunque di essere tranquilli, cioè nel senso di e dare il mio apporto ovviamente in campo, quindi sì, da sabato poi ovviamente il mister fa le sue scelte, però io sono a disposizione per eventuali scelte del mister, quindi certo, tu aspetti soltanto, come dire, come so dire, la chiamata, è pronto. Esatto. Poi, tra l'altro, tu sei stato uno dei grandi protagonisti della cavalcata alla Serie B e adesso che avete raggiunto, io immagino tu ti senta oltre naturalmente a parte integrante, naturalmente, come hai accennato, della squadra, certo, e anche voglioso di continuare a cercare di spingere sull'acceleratore per portare a casa sempre ottimi risultati. Certo. Allora, in quest'ottica ti chiedo se hai ricordo, se ce l'hai così proprio a getto, la partita secondo te con il Südtirol più importante o quella che hai un miglior ricordo? Vabbè, allora sicuramente la partita più importante è stata quella di Trieste, dove abbiamo vinto il campionato, quindi 2 anni fa, magari non a livello personale, perché comunque quella partita lì non ho segnato, non ho fatto assist, quindi comunque ho giocato anche senza magari fare gol o qualcosa di così, però è stato un ricordo bellissimo, perché è stato, diciamo, il primo anno che Südtirol saliva in Serie B, è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta di una annata veramente incredibile, e quello è il ricordo che ancora adesso mi immagino, la festa che abbiamo fatto dopo che è finito, dopo il triplice fischio, il ritorno qui a Bolzano, la gente ci aspettava qua, comunque si vedeva che era successo qualcosa di straordinario che non era mai successo qui, quindi quello è il ricordo principale, diciamo, che più con, magari con la squadra, cioè nel senso che non sento tanto mio magari in quella partita là, però in tutto il campionato comunque so di aver dato un contributo alla squadra, quindi sono soddisfatto di quella stagione là, e è il ricordo che mi, diciamo, che è la ciliegina che va a colmare quell'annata lì. Poi altro ricordo che mi viene in mente dell'anno scorso, della finale, quella di playoff, della semifinale d'andata qui col Bari, quando sono entrato ho fatto il gol vittoria, anche lì appena ho segnato adrenalina? Sì, adrenalina pura, brividi, pelle d'oca, perché ovviamente vedere lo stadio così, semifinale, playoff, un traguardo, comunque partite che io non, personalmente non avevo mai giocato, ma neanche la Serie B, perché l'anno scorso era il primo anno che la facevo, quindi comunque per me era tutto nuovo, quindi erano tutte emozioni nuove che provavo, sì, per la prima volta, e però il gol, quello lì con Bari, è dei gol dell'anno scorso, è stato quello che mi ha dato più adrenalina di tutte, anche perché poi eravamo vicini all'obiettivo, a un obiettivo veramente proprio pazzesco, sopra straordinario, e poi vabbè, è andata a finire come è andata a finire, però comunque è stato l'altro ricordo mio più che mi ha fatto venire i brividi. Matteo, tu sei giovanissimo, la tua carriera spero e ti auguro naturalmente sia ancora tanto lunga, ma una volta che si chiuderà la tua carriera da calciatore, hai già pensato se vorrei affrontare magari la carriera da allenatore, cambierai completamente? Ci hai già fatto un pensierino? So che la mia domanda è molto preventiva. No, certo. Vabbè, spero che la mia carriera possa andare avanti. Cioè, se posso giocare, cerco di giocare più a lungo possibile, perché è la cosa che mi piace fare di più nella vita quotidiana, di più in generale. Cioè, mi piacerebbe, adesso come adesso, il mio pensiero è mi piacerebbe rimanere nell'ambito dello sport, però non mi ci vedo come allenatore. Se devo pensare, se dovessi essere una figura magari di mister, mi vedrei più come collaboratore al momento, adesso. Forse magari perché caratterialmente magari non c'ho quella forza magari o quell'attitudine. Esatto, magari. Che perché comunque allenatore devi essere magari anche un po' portato, dico, a farlo, cioè comunque devi averlo tu dentro, poi ovvio che magari hai tanto da migliorare, tanto da imparare, però siccome è una cosa che devi avere anche tu dentro, cioè nel senso, se hai questo tipo di carattere che può fare l'allenatore, io comunque sono molto tranquillo, sì, quindi non mi vedrei al momento in questa figura qua. Magari. Comunque, magari come fisioterapista, quello sarebbe già posto, pronto e preparato. Sì, ragazzi, i fisioterapisti mi insegnano un po'.
Matteo, intanto io ti ringrazio per essere stato in nostra compagnia, grazie. Per la tua simpatia, la disponibilità. Noi ti auguriamo naturalmente una buona continuazione di riabilitazione, grazie. Anche se ormai è, diciamo, è finita, e in bocca al lupo per la prossima partita. Crepi, grazie mille, grazie a te e un saluto a tutti.